Buongiorno, buonasera ragazzi, mentre io muoio dalle risate fa ridere pure me, vi presento tutto il pattern che ci aspetta per andare a vedere sto stronzo nel mio account. In realtà non è uno stronzo perché per una volta ha deciso di uscirmi prima. Allora, ci sta, Dario che dorme. Ciao ragazzi. Più di là che di qua. Il Sir! Ave popolo. Incazzato nero. Con Pica! Forza 24 di oscuri. E poi c'è Ye che ride da 3 ore. Ciao a Allora, tutti. l'avete visto ieri con quello di Cerux. Noi stiamo, come abbiamo detto, di sera facendo sul mio. Allora, i rossi sono temporanei, voglio provarli. Dubito siano forti tutti questi cosi, però proviamo. Probabilmente i migliori, concordo con Iei e Pika che li hanno provati, già sono i Tebes su di lui. Il che mi fa pensare che questi cosmi li do a qualcuno e non so chi cazzo darli. Probabilmente li darò a Camus quando uscirà. Non so chi cazzo darli. Nei gialli continuo, nella mia opinione, che chi ha una fornace, già anche Ie dovrebbe farlo, anche se ce l'ha 8, però lui Ma continua a non è preferire vero, Gilt. è Non è 7. vero. Ah, beh, scusa. Continua a preferirgli Gilt. A me piacciono più Morning Glory. Poi, vabbè, io sono costretto a mettere Morning Glory. Ho detto, sono costretto, Sì. grazie Serra ancora. Però i Bravissimo, un Gilt sono problema. una buona alternativa, però il problema lì è poi quanto tanca sto robo. Comunque al massimo poi andiamo a provare. Tanti Gilt ce li ho, non ce li ho doppi, ma ce ne sono solo uno. Non lo so, su di lui non mi piacciono granché, anche perché io mi sento povero di difesa quando vedo questi valori così bassi. Come blu o questi? O questi. Per me non ce ne sono altri. Se giocate la versione tank pura, nel senso che voi sapete di non avere le sfide sul vostro account, potete fare una porcata, che secondo me è la versione anche più stabile di tutte. Al centrale mettete marciferi e nei blu mettete queste bellissime stronze. Beh, allora a Queste quel con più punto HP che metti potete. White Mist nei Ah, che rossi. palle sti cosi. Che cosa ha detto ieri? A quel punto metti White Mist nei rossi. Sì, mettete White Mist nei rossi, questa nei blu, centrale Mashferi e qui potete mettere Gilt. A quel punto di Gilt sono la miglior scelta, sicuramente. Quello secondo me è il cosmaggio migliore per chi ha sotto il set di Fornace. Perché? Perché i danni, l'abbiamo visto con quello di Cerux, quindi manca a dire, in Fornace con la Pierce e tutto quanto, non ci stanno se non lo buildate full Pierce come l'oppo che avevamo in quella partita. Io ora l'ho buildato full così. Ma secondo me questi rispetto ai Tebe perderete tipo un 2%, 3%, non perdete quasi niente, perché comunque la maggior parte del danno la fa col True Damage. Il mio, contrariamente a quello di Cerus, è buildato 3, 5, 4, 5, ma c'ho una copia bloccata lì che è in missione. Devo shardarne una copia ancora, a 900 pull, cioè domani prenderò l'altro volume, quindi pio la terza. E l'ultima penso che continuerò a fare le 40 al giorno per saldare la seconda coppia. E ho finito la conta. E secondo me è il buildaggio migliore a livello di skill. L'unica cosa, perché sinceramente sto base mi sta stupendo, in alcune composizioni, se non volete usarlo debuff perché siete troppo lenti e roba varia, potreste prendere in considerazione di lasciare anche questa a 3 e farlo 3-5-3-5, oppure alzare il base. È viabile alzare il base. Se lo buildate tank, tutto tank, non è sbagliato priorizzare il base a questa. Perché questa a quel punto vi fa solo da debuff. Il danno lo scordate. Sarebbe da provare poi come scala con gli HP, ma là purtroppo bisognerebbe vedere sempre chi ci avete contro, come è messo il vostro account. È un po' impossibile da centrare. L'ottavo senso io l'ho fatto tutto, clamoroso ma vero. Il mio tempio suo è 3 qualcosa, quindi ha molte stats in meno rispetto a quello che avete visto oggi. Yay, non so, il tuo quant'è? A 5 immagino maxato. Il tempio? Sì, il tempio. Il mio tempio è più basso del tuo perché non sto aprendo i fiori. E Nemmeno io li ho aperti. Questi sono quelli dell'evento suoi che ho aperto io oggi. neanche quelli sto aprendo. Ah, vabbè, quelli perché non li apri, scusa. È perché stiamo aspettando che ci dici di aprire i fiori. Ma quelli li puoi aprire, sono suoi e basta! Finché tu non ci dici aprite i fiori, noi non apriamo i fiori. Va bene, allora aspetta ancora ad aprirli. Allora bandiamo Camus perché mi sta sulle pelotas e bandiamo Artemide. Con lui abbiamo visto che non dobbiamo avere paura di Thanatos e Serafina. Ora, come provare sto robo? Sinceramente io non ho troppa
considerazione di comp, cioè nel senso che deve giocare per forza in X comp, Y comp, non me ne frega un cazzo. Sicuramente bestemmierò dietro Serafina dell'Oppo, perché Serafina ce l'hanno tutti, sempre attiva, se non viene bannata, come giusto che sia. Shion qui è di troppo, però direi. Chi mettiamo? Rafika? Vogliamo provare lo spam anche qui, ci sta. Considerato che siamo tornati sul mio account, dovremmo vederne molti di meno, ma Dai, vediamo. Jacin. Tu me lo chiedi a me, tu l'hai buildato il mio. Mi sa di sì. Io ti ho buildato il tuo, io ti ho detto come lo builderei, poi tu hai fatto di testa tua. Sì, ma in live non c'avevo voglia, l'ho fatto come hai detto tu. Ok, così alone di là. I due alone insieme mi piacciono moltissimo per come workano, quindi li voglio riprovare. È un po' dubbia, mannaggia ste cazzo di Red di cuffie, se qualcuno mi dica come lo spengono, porco due, non mi sopporto più. Allora, vedete i due alone vicini pure con lo stesso cosmo, come sono carini. Lui c'è una comp Molto poco sdoganata, simile, sì. una comp fresh. Sì, esatto. Allora, qui il revive non ci serve per un pochetto. Metterei sempre. Ma perché sempre Shatter e coso e rimbalzo per Ricochet e Venom hanno lo stesso simbolo? Non la capisco sta Io cosa. vorrei dire una cosa, non la posso dire. Perché? No, è per una frase famosa di un macellaio. Ah, ok. Allora, vediamo le differenze aloniane. Attenzione, ma come fucsia? Ma scusa, lo porti a 800 e lo porti in fucsia? Ci sta, solo 90k di HP, un'ottima scelta. Ma no, ma più che... Vabbè, comunque, c'hai i rossi come i miei. Io vado a puntarmi Serafina. Comunque gli dai 30k. Quasi. Vabbè, è cosmato in quel modo, anche perché non ha senso buildarlo in quel modo, eh? Cioè, proprio zero. Fucsia con 800 di speed, non hai manco letto che cazzo fa il fucsia. In realtà così 900 di speed, vabbè. La rovina di questo gioco. E funziona, è vero. Comunque vedete, i marchi vanno tranquillamente col base a 3, non c'è problema, avete la certezza già quello, lui va di debuff sul mio fuoco. Oddio. Aspetta. Ma che è sta roba? Immagino. Vabbè, quello che c'ho contro ha qualche dubbio sui cosmi di questo gioco. Beh, il Marce era la cosa più strana su Serafina, non i calici, eh. No, assolutamente. Beh, scusa, Scusa. se non ha senso mai il maggio su Serafina. Ah, perché calice sì, invece, eh. Orecchia, vabbè. Fai vedere quanto ha debuffato. Sì, faccio prima il coso di Alba Fica e voglio vedere se entrano altri cosi. Sono entrati un po' ovunque, ma non su Serafina. Ok, è praticamente morta sta Serafina. Mamma mia, li ha ammazzato completamente. Questa non fanno più un cazzo praticamente. Allora, qui bisogna capire se si vuole essere stronzi o giocare seriamente. Cosa facciamo? Che andiamo su quello fiuco subito. No, quello non lo farei mai. Vabbè, dai, tanto è colpa di lei. No, sincero, volevo andare di su Thanatos proprio per togliere gli unici 2 DPS che aveva portato. Poi procava revive. Vabbè, lo ritiravi giù, qual è il problema? No, qui siamo per vedere a lui, penso che gli servirà un po' di... Oddio, ma in realtà fatalizziamo quella Serafina adesso. Il Allora... base, prova a fare il base. Sì, ma lo faccio sull'animal, lì voglio lasciare lo spazio da Lon a fare solo quello. Problema è che se fatalizzi l'anima, forse non va giù lui, eh. No, probabilmente no. Però anche Tanto lui sicuro. aspetta. No, non può, perché parte prima il mio base. Ok, questa è stata una buona mossa, ammetto. Tentare di suicidarsi per curarsi non è stata una cattiva idea. Allora, adesso noi però possiamo usare la skill a questo punto. E la facciamo proprio finita. 20k, non cambia un cazzo. Mettete Tebe. Dopo mettiamo i Tebe, non cambiano un cazzo. Faremo 18 al posto di 20. Il danno sulla vita era 60, true damage ci stava bene, non è un problema. Anche perché non è il target giusto, Alba Fica da mirare in quel caso. Ma volevo vedere com'era lo sharing di danno
suo fiunco, perché io ho il dubbio che non Sherry il True Damage. Vabbè, questo ha congelato quattro cristiani respirando. Continuerei a bannarla io, Serafina, anche se avete Alone, sinceramente. Fa veramente schifo sto video. Oh, però siamo praticamente a fine T2, ha fatto una UE sola, eh? Sì, il problema è che con la skill ha congelato 5 cristiani, insomma, non ha molto senso. Il problema è che non posso rendere immune Alon. Alon. Oddio, ma come li distinguiamo gli Alon? Allora, Bruno. vabbè, Alon chiamalo uno Ken. biondo. No, uno lo Alon. chiami Ken. Alon Ken. No, Kenshiro. uno è comunista, l'altro è nazista. Ma no! No, no. No, Facciamo così Alon con Ken di me, dai. Barbie. Alon Ken di Barbie con la chiuma bionda. E poi Magari è l'altro lo chiami. curioso se a fare base su Fiuco se gli fai la fatality su Albafica. Ma non penso che quello sia 25, eh? È di più quello. Mi sa di sì. Non è mai nella vita 25 Però col discorso del danno trasferito, tipo fatality di Atena. quello. 30k su Serafina di True Damage. Skill a 4, quindi non è maxato. E si sente rispetto a quello di Cerux, ovviamente. Free to play. Cosa? Tanto quello non cambia un cazzo. ma bisogna essere inclusivi. Vabbè, non commento EA che si commenta da sola. Aia. Ah, scambia. Riscambiamo. È Persephone. Certo, tu sei proprio stronzo quando giochi, eh. Però così non riesco a testare la roba. Vabbè, sti Vabbè, cazzi, tanto spara, muore dai, uguale. No, spara. tanto muore uguale il nostro room. Ho bisogno di vedere un po' sti cazzi di True Red, ma vabbè, questa congela qualsiasi roba, porco tu. Ci serve Toro! Vabbè, questo comunque. Che cosa è successo alla roba figa? Sei curato? Come? È il corallo, terzo hit, ti cura. Ma mo ha perso 3/4 di vita. Ah, vabbè, perché è tornato più così, mamma. Mamma mia, troppe cose. Vabbè, questo triggerà ogni volta, anche senza avere un motivo per farlo. Chi ha più vita, Serafina o Persephone? Penso Serafina, occhio. Anch'io. Magari la leviamo. Sì, non voglio più vedere congelamenti sta partita. Sto pensando con Alon se posso fare una porcata. È morto. Secondo me no. Com'è morto? Era full vita. È morto di bleed. Dio, Full vita. non era proprio full vita. Mi sembrava full vita a me, sinceramente. Tancano un botto comunque gli Alon, non serve per mandarli in difesa, veramente reggono infinito. Considerato quanto è basso il tempio, cioè questi tra 2 mesi o appena i fiori sono effettivamente funzionanti, sti robi sono devastanti, Come non vanno due mai giù. mesi? E beh, anche se i fiori adesso sono apribili, non riesci a maxare a 5, non penso. Ah, no, cinque no. Quello dico, cioè il tempio comunque. Ormai per essere decente in Galactic devi averlo a 5, se no non lo senti troppo. Cioè stacca veramente tanto a 5 rispetto ad altri livelli. Spara, 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 Sì, spara, vai. sì. E una volta che quel tempio a 5, se adesso sta tankando così, lì tankerà infinito proprio. Quanto regge. Ora, i marchi rimangono, ma trigger ancora la passiva di Alon, non essendoci. Quindi se io Mi sa faccio di no. base con gli altri non funziona più, non avanzano più i marchi. Vediamo, questo è un dubbio che effettivamente non sembrano avanzare. Stavo per suicidare. Ricoscetta. No, dovrei morire. Non era il turno dell'occhio, scusa.
Vabbè, procca come sempre dopo 2 anni la cosa. Come direbbe un saggio, video su Alon e la partita la fa Toro. Vabbè, in realtà tutto quello che hanno fatto, cioè il mio Alon ha pensato solo a bloccare Thanatos e Serafina dell'Oppo, più debuffare. Suo ne ha messi di danni. Poi vabbè, il problema è sempre quello, quando ti concentri su alcuni PG lasci andare gli altri. Porco due, me l'ha ucciso. Senza Alon ne tira di AoE, per esempio. Questo lo possiamo vedere tranquillamente. Senza più Alon, Thanatos ritorna a fare i buchi. Finché c'è Alone non fa un cazzo, ma ci sta. Problema è che mi ha tankato veramente poco rispetto al suo. Allora, quei cosmi rossi non servono assolutamente a nulla su di lui, il che è positivo. Vi leva delle cose per quanto riguarda lo skillaggio. Però Con mettiamo Tebe insieme. quanto pre... Sì, sto pensando quanto prende di HP coi Tebe. No, Vediamo. guarda, ce l'ho io in Tebe, è uguale al tuo, non cambia niente. Il Cioè, 2K dovrebbe a meno che prenderli. non li hai con triplo HP, ma Da 10%, quindi 2000 HP dovrebbe via. secondo me no, perché è basso. Come basso. Sono Beh, tu vuoi. 17K, come fa a essere basso? Infatti arriva da 17, ha preso giusto 2K. Ah, questo è meglio. Sicuramente meglio. Vediamo a 18. 18. Sì, lui gli HP percentuali li sente veramente tantissimo. No, non è facile. Allora, abbiamo alzato di 3K la vita e abbiamo perso 100 qualcosina di Pierce. Che come abbiamo potuto vedere non si sente. Sto pensando a questo punto se i blu sono corretti. Ora ho i dubbi sui blu. Tu hai provato in Gardenia, dicevi, ehi? Sì. Sono Anche tu, Pika, vero? attualmente ancora in Gardenia. Tu, Ser, l'hai giocato? No, io ho fatto due partite giusto per capire, cioè per ricordarmi di averlo pullato, perché è stata una settimana un po' impegnativa e devo dirti la verità, non, io lo sto usando come lo stai usando tu. Ho provato col mandala, l'ho provato adesso con le mele, entrambi, però non ho visto grandi differenze, sinceramente. Vediamo. Allora, lui come avevamo detto nel video con Cheruz, questo team, questo che vedete a schermo, non funziona granché con lui. Lui ha bisogno di DPS che fanno tanti hit. Quindi Esatto. pesci, quindi Bannato. Shura. Quindi l'altro Shura che non riesco a trovare. Dov'è quella sulpice di merda? E in fondo è l'ultimo. Penultimo. Ultimo. Terzo ultimo. Terzo ultimo. Aspetta però, proviamolo un attimo prima in un altro modo. 10 secondi. Non è che riesce a farmelo funzionare senza Android. Se pensate a cosa serva lì, è solo per i Blood Elf. Io non ho ancora Certo. fatto la battuta No, dove sta il PG più dormendo. forte del Ecco, gioco. l'unico serio è Pika. No, non vedo piccione. Mamma mia, troppo No, il forte sei. piccione. No, vabbè, cioè. 24 più 8 di danno suo. Ah, Pandora quanto va di pietà? 13, 6, 50. Vabbè, Cacchio, era quel centrale su di lei. i cosmaggi lasciamo di stare, che oggi ne abbiamo viste di cotte e di crude ovunque. Allora, combo con la cosa più forte, e questa l'abbiamo chiusa. Adesso. Sì, non mi interessa la trasformazione di... Ok, ne ha messi 3.
Sì, ne ha messi tre. Toro ne ha appena fatto trigger. Ok, Toro ha fatto la full combo su Sasha. Sasha è morto. Sono esplosi tutti i marchi di Ade. Adesso è ancora lì. Sì, ancora lì, ma ci siamo vicini. Siamo full, è full sacco di Bloodelf sta qua, con queste scuse Considera qui. che Sasha è immortale, tu lo sai benissimo. Ho paura, che è sto meme? Sti due sono dei tossici dipendenti ormai, mi scuso con chi sta vedendo il video. Perché praticamente quando Ivan porta Cardia, cioè fa tutta la combo e mira Sasha. Sasha non muore mai, cioè Una legge muore al... matematica, insomma. Ok. Sì, al secondo turno può morire, nel primo no. Cioè, nel primo. Vabbè, anche qui ha mantenuto questa legge. Ah, Adesso. no. È che la resistenza al critico nell'ottavo Sì, senso. c'era anche parecchia. Crit Resistance. Vediamo. Non ce la fa. Ok. Non poteva fare la fatality, non c'aveva il coso. Volevo vedere se ce la faceva ucciderla. E avrete buffato Thanatos, Sì, tipo. se Vabbè, adesso volevamo stiamo fare provando. seriamente, Cioè. sì. Assolutamente era da fare quello se stessi giocando seriamente. Ma io devo capire il danno di sto PG, perché in Cina è stato odiato, ed è odiato in realtà, perché non fa danno. Ed effettivamente stiamo notando anche noi che di danni ne fa pochi ed ha problemi a carburare a farli. Lui non ha in Ma questo momento un senso logico di essere buildato per fare danno. È un po' strano, però. infatti, cioè, Strana mossa. metti Tevez perché cioè, quel pochettino di danno in più lo fa, cioè nel Sì, senso. però devi usare la skill, non come sto facendo io poi base. Con la skill Lo so. farebbe danni. Infatti ora iniziamo a provare in quel modo. Prima che di debuff, mo ne ho presi parecchi da tutte le parti, tra Barn e Bleed. Thanatos ha fatto solo una UE. Siamo al secondo. Finché Alon è vivo, Thanatos non è un grosso problema. Però posso dire il mio pensiero? Sì, certo, sei È qui apposta. vero che Thanatos non sta facendo niente, però ricordiamoci sempre che ci sono 60 toni in campo per placare l'ira di Thanatos. Sì, ma nel frattempo guarda i danni che prende l'oppo, i buff che hai sul tuo danno, cioè, appunto, No, e no, non era si per vede dire che nessuno. ok che blocca Thanatos, blocca Serafina, però per giocarlo solo per loro, cioè, No, diventa non un appunto, lungo, ma i buff che diventa. mette il team sono quelli, cioè noi stiamo parlando di un personaggio che sta ammazzando le difese dell'oppo e buffando i danni dei nostri. Il problema è che subisce tanto i debuff, ma tanto i debuff. Io qui penso che muoia se gli faccio fare doppio turno. Sì, anche secondo Voglio vedere la skill quanto fa. me. E Secondo passa me no, forse. perché Passa c'è doppi la cosa di. debuff. Passa doppi debuff. Per chi se lo chiedeva. Non passa però il suo. Ah. Yay. Ha detto una Sì. cazzata. Non passa il suo, vedi? Non l'angioletto. Non è passato, non è scerato. Vedi? Attenzione a questa cosa. Non è da sottovalutare questa cosa. Anche perché è un bel problema per il PG. Questa cosa è anche strana col tempo, oltre che essere interessante. Perché mi hanno basato sulle stack quelle del. No, il True Red l'ha passato, ma non passa il... Com'è che si chiama? Non mi ricordo già Merci. più. Non mi ricordo, secondo me è strano. Sì, merci. E questa cosa è molto strana. Vabbè, una cosa c'ha ragione, Sir. Cioè, il suo lavoro è solo occulto. Quindi, sono tanti tomi che però a questo punto io continuo a pensare possano essere sfruttati in maniera diversa. Perché all'atto pratico danno non ne mette. Cioè, riuscite a mettere solo se maxate le skill e non vi serve a quel punto portarlo DPS. Perché tanto il danno cosmico, chiamiamolo così, non ne fa. In nessun modo ne fa proprio. Non è sbagliato. Cioè, il concetto è quello lì. Non è sbagliato. Sta facendo un lavoro totalmente di supporto e basta. Ma Perché su perché è quello di nato per Cerus, quello? sì, infatti, Cioè. perché su quello di Cerus abbiamo visto conto che ci ha calato 145k di danno. Non dico che non li può fare, perché l'abbiamo visto che li può fare. Però li fa in determinate circostanze
e con determinati cosmi. E non so se ne vale la Cioè, pena. io sono dell'idea che sto PG è nato per debuffare e buffare il team. Sì. Cioè, il danno io non lo considero proprio. Cioè, poi Sì, voi se volete il però danno. no, ok, tu hai ragione, però il mio umilissimo pensiero rivolto a chi gioca da pezzente, come qualcuno che conosciamo, tu ti puoi permettere 60 tomi per fare solo quello? Concordo con Sir in questo caso, Però ma io ti dico, e io ti dico. soprattutto, aspetta, e Vai. soprattutto. È giusto che un PG che poi fondamentalmente sta facendo quello debba costare 60 tomi? Sì, quello Allora, sì, perché lo fa troppo forte. secondo me dipende sempre da uno quanti tomi ha, cioè quella è proprio la base, cioè è normale che se uno ha solo 60 tomi No, o però solo se era 50 tomi. specificato per un free to play, l'ha detto prima, eh. Sì, no, ho Attenzione. detto, cioè, Ma il free to... No, vabbè, il free to play secondo me, cioè, deve fare pochissimi PG. Cioè, no, questi sono di contorno. no, vabbè, Invece... è partita la doppia fatality. È Ha partita fatto la top. doppia fatality. Doppio Perry di Sabaco. Che cazzo è? L'anima della vendetta, stiamo giocando a Dark Souls. No, Praticamente. allora, la doppia fatality l'ha fatta. Partiamo da questo. Doppia fatality l'abbiamo confermata. E quindi non passa solo L'angelo. L'angelo non l'erba. viene passato. È una puttanata, però Sì, scusami. concordo in pieno. Si è applicato di nuovo True Red, l'avete visto perché ha recuperato vita il nostro Alon. Il nostro Alon aveva un'attacca di vita minuscola, ha recuperato tre quarti di, cioè un quarto di barra. Non ha molto senso quello che stiamo vedendo, eh? Cioè, nel senso, il personaggio è veramente strano, perché sta facendo delle cose che sono troppo mascherate. Cioè, è difficile seguire tutto quello che fa sta roba, anche se mettessi il gioco in per uno, è impossibile da seguire sta roba. Quello è Regin, quel recap, quel revive che avete visto è Regin, è l'abilità di Alon vecchio, che io voglio DRC prima possibile. No, per favore, basta. No, tocca alla No, commander. è un ex lui che c'entra con la commander. noi vogliamo la marescialla pure. Eia! Voglio vedere quando arriva Kams, poi ne parliamo. La righe. PGP gioco. Ti ammazzo. No, comunque riprendendo No, però seriamente il aspetta, no, aspetta, discorso, c'è un no. problema però. Guardate la differenza. Riportate in video indietro di YouTube. Guardate la differenza di 75k curati su Alon biondo e curati su Alon con i capelli neri. Questo è un problema. Alon con i capelli neri con 75k di cura non ha recuperato nemmeno un quarto di vita. L'altro Alon si è fatto quasi mezza vita. E l'altro Alon è buildato con i guilt e tutto quanto ed è basato sugli HP anche lui. Ultimo game, comunque, anche se viene lungo sto video, tanto ha tempo di No, caricare. comunque rispondendo Qui c'è al un Sir, problema. diciamo, stavo dicendo che rimane comunque, secondo me, un PG forte, ripeto, ma non da avere per forza. Cioè, No, ma sto infatti per sono dire, d'accordo con no, te. sto per dire un'eresia, però lo vedo tipo Neros, cioè nel senso, Non è un'eresia, è esattamente quello. su account piccoli, io all'epoca non lo feci perché dissi, ma il danno questo non me ne fa, cioè mi fa solo il controllo e non mi va bene. Su account grossi invece io Neros lo continuo a utilizzare perché a parte il controllo mi fa veramente delle Ma OE io sono grosse. d'accordo con te, ma infatti, e lo dico pubblicamente, visto che stiamo facendo un video, lo dico pubblicamente, il mio pensiero è quello che ho espresso in legione l'altro giorno, cioè il mio modestissimo punto di vista, e non è il punto di vista di un free to play, come ben sappiamo, è il seguente: se un PG è un SS o un X e quindi costa il doppio, deve rendere il doppio. Se un PG è forte, ma ha dei, diciamo, delle pecche, non mi deve costare 60 protoni. Però Questo è il aspetta, mio il ragionamento. discorso. Però Però aspetta, aspetta, aspetta. questo è un di... Tu che cosa intendi per ti faccia qualcosa? Perché No, non... mi è faccia innegabile qualcosa che di sto robo ha concreto. fatto cose senza Ok, senso.
penso che sia un PG che effettivamente anche per chi ha un account medio piccolo gli dia una boccata di ossigeno, mettiamola Però così. tu, da quello che stai dicendo, stai intendendo unicamente che deve fare danno. Punto. No, 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 assolutamente Lui no, fa perché tutto tranne che fare danno. per me, per esempio, Ofiuco è un PG che oggettivamente potrebbe anche far danno, ma nessuno lo usa in modo da far danno. Ma al di là di questo, Ofiuco è un PG che secondo me tutti dovrebbero avere. E come lui anche ha Ma io ti un sto dicendo, demone Alon, buono. secondo te, cos'è che non fa, che non merita quei Secondo me, soldi? Quello ti Alon sto non è chiedendo. un PG che per account medio piccoli è Ma giustificato perché? perché. Specifica Perché perché? non riesci a farlo rendere come potrebbe rendere il tuo account più grande, perché Ma bisogna perché? fare. Cioè, l'unica cosa che non fa, ma non fa nessun account, è il danno. Cos'è che dici che non Sì, ma rende? perché ha bisogno di carburare, ha bisogno che comunque ci sia una line che tenga su. Cioè, se tu lo metti su un account medio piccolo che già ha problemi a stare in piedi di suo e gli metti un PG in più, come potrebbe essere lui, che ha bisogno di carburare, quindi ha bisogno di fianco di altra gente che sta ancora più, che lo tenga ancora più su, secondo me un account medio piccolo lo metti in difficoltà. Sono d'accordo, però lui non ha bisogno di qualcuno, come dici tu, per stare su, lui sta su da solo. No, secondo me no. Ha un autoresse di vita immondo. Ma Secondo me no. cioè, Comunque, non io è. stavo volevo rispondere al discorso del fatto che SSX quindi deve valere il doppio. Purtroppo nei gacha non è così. Allora, aspetta un attimo, Pica, scusa un attimo. Guardate pure voi, datemi una mano, lo metto pure in per uno. Pesci con un HP, vediamo quanti stack mette, ok? Partita una fatality, Toro non è fatalizzato, altrimenti non sarebbe diventato Cariatide, quindi l'ha ucciso Pesci. Ma erano contati tre. Allora, io ho Era visto contati tre dopo. solamente su chi era qua, su Doko, partire la fatality. Basta. Non so voi, avete visto altri marchi partire? Perché su una cosa ha ragione essere, cioè, questo personaggio ha un problema, che è quello che diceva oggi durante il video di Cerus. È troppo RNG. Su quello non è sbagliato dire non fa troppe cose, perché questo personaggio, per essere sicuramente buono per chiunque, non doveva essere così RNG. Perché sul mio account, che un turno non succeda che partono i marchi e lo posso tankare. Su un account medio piccolo non potete tankarlo. Adesso ha Quello è messo su. vero, eh. Il problema è che se L'ha non lo, messo cioè, ultimo. se lo fai veramente alto, il fatto di mettere True Red diventa una roba che non dovrebbe Sì, esistere. però su quella ragione, se tu non puoi pagare 60 tomi a un personaggio che non sei sicuro di quello che fa. Quello è giusto. Vabbè, ma cioè, abbiamo pagato. Una alla volta. Abbiamo Cioè, costa pagato 80 70 tomi tomi. partita. Cioè, voglio dire, però. Quello è vero. Quello è vero. Cioè, Adesso ma dico. no. Il Allora, fatto è che perché? quello che fa è troppo forte e per forza RNG. Se una cosa è troppo forte, deve essere compensata in un altro modo. Per bilanciarlo, dici? Cioè, Per forza. raga, Questa partita è io. l'emblema di quello che non deve sembrare. Ha sculato infinito. Sono partite fatality ovunque. È come Serafina. Se ti dicessi Serafina, tiro le skill e congela tutti, sempre, 100%. Sarebbe impossibile da giocare. Già così è impossibile, ma è. Sì, no, ma infatti tu hai ragione, hai perfettamente ragione, con la differenza che per una Serafina, anche su un account medio piccolo, ha un'incidenza maggiore che non questo, No, secondo perché me. questo ti massacra Serafina. Non è vero, questo non è vero Oddio, mai. cioè, oddio, io che l'ho provato nel mio piccolo account. No, ma questo a Cioè. prescindere dalle account, non è vero, perché No, Serafina no, contro di no. lui perde. Non No, ma lui skilla, cioè, non fa la sua, non fa la sua, il suo congelamento. lui Quello diceva che intendo. Serafina è più forte in un account piccolo di lui, che lui rischia di non far niente in un account piccolo. Ma io ti sto dicendo, se noi parliamo di Serafina contro Alone. No, ma non parlavamo di Serafina contro Lone, era un No, no, paragone. no, no. Ah, non ho capito io, scusate allora. Non ho capito io. Di te e a Serafina in campo Aspetta, ha più. Ser, ti ha ammazzato l'audio, non ti sento bene. No, Mi attento al senti? microfono. Ok, Mi sì, senti? ora Mi sì. senti? Ho Sì, ora sì. detto quello che dico io e che quello che sta dicendo anche è che il discorso è questo: se un account piccolo gioca contro di te e ha Serafina in campo, ha una speranza. Se Sì. ha Alone in campo e non Serafina, ne ha un'altra che è inferiore. È Vero, quello che sto verissimo. dicendo. Sì, questo è verissimo. Questo è Però verissimo.
Ora il motivo per quanto la io radiologia è lo odio. stesso. Sì, però ha ragione, sir. Cioè, l'incidenza, se era inteso come Serafina può capovolgervi una qualsiasi partita, è verissimo. Perché Serafina ha più effetti. Serafina è il nuovo Pop, cioè Sì, fondamentalmente come lo e dico allora è io. giusto a dire il nuovo Neros, eh? Neros ha preso piede in questo gioco dopo un anno dalla sua uscita per chiunque, attenzione, cioè non solo per gli account piccoli. Infatti pure qui ne sta prendendo pochissimi di Alon, quindi Invece con chi trovo più attenzione. somiglianza? Con Alba Fica, che è Sì, appena ma io l'ho uscito detto quando è uscito Alon, è Albafica 2.0 sto robo. e dopo Perché invece finché abbiamo non ha il uscito tempio Anno. alto, questo fa schifo, cioè non è che fa schifo, però non regge su tutti gli account, vero? No, non è che fa schifo, è un lusso. In Sì, questo è momento è un lusso. verissimo. Poi quando Sì, ci sarà il tempio quello sì. alto è forte, Ma però infatti ho sempre tutto è detto, è un difficile. PG forte, lo ripeto, ma non è un must have. Quindi, cioè, lì poi devi Assolutamente. trarre tu le conclusioni, Tomi, account, se ti piace, se non ti piace. Però ti E faccio il questo discorso che hai fatto tu, perché se hai dato 60 tomi a partite, hai dato 60 tomi a Oneros, hai dato 60 tomi a Atex, li vale anche lui. Però aspettate, raga, Sì. non è del tutto vero, perché lì era un più sull'incertezza. Io qui, dopo averlo provato su più account, vi posso dire una cosa tranquillamente. O lo fate 3-5-5-5, perché questa non ha 5, la differenza è abissale. Fa schifo per quanta differenza c'era. È vero che nelle percentuali si vede che è un 10%, quindi sì, è giusto che si veda così tanto, però fa schifo. Sia a livello di danno, sia a livello di debuff, tutto. Sì, si sente tanto. Troppo, per i miei gusti. Perché quella ha ragione, sir. Quella è una spesa enorme, fare due skill poi maxate rispetto a una. Tanto, Vabbè, ma scusa, ma eh. con una cosa principale, un debuffer, se la skill di Sì, debuff però al appunto potete fare massimo un un'altra po' cosa a così. quel punto. Per chi ha un account piccolo, finché non avete salito il tempio, lo fate 3, 5, 3, 5. Basta. Non ci Boh. andate oltre per il momento, non vi serve. Secondo Lo me non usate lo con i fate. base. E account Anche. piccoli sono da, cioè non lo fa, cioè account piccoli hanno bisogno di altri PG. Cioè che poi, come dissi al Ser, cioè l'unico PG veramente non skippabile secondo me è stato Serafina. E forse Pesci, gli altri sono tutti skippabili. Boh, è permabanza alla fine. Infatti Sì, ti vabbè, stavo che per no, dire vabbè, questo no, vabbè, discorso lo potete tralasciando. fare, raga, questo discorso si può fare in un'ottica che aggiornano i ban. Perché voi dimenticate una No. cosa, per chiunque, tranne i giammiristi, da settimana prossima, cioè da domani, per voi che state vedendo questo video, avete di nuovo un ban obbligato, che è Artemide. Non potete più permettervi di vederla in Galactica Artemide, avete automaticamente perso. Perché c'è lui, No, perché c'è attenzione. l'RC, a prescindere, anche se bannate lui. Se lui ha l'RC e voi no, ma anche se voi ce l'avete l'RC, ma siete più lenti, avete perso. Punto. La nuova Artemide è troppo forte. Vabbè, non l'ho ancora visto, quindi È un altro non pianeta, è un l'ho qualcosa che non vista. dovrebbe esistere, la nuova Farò. Io Artemide. vedo il ser contento. Contentissimo. Di conseguenza, io vi dico, questi ragionamenti sono giusti solo in ottica che lo bannate. Non lo dovete fare. Perché secondo me questo PG non è mai da bannare. Mai. Perché non c'è spazio. Perché voi dovete bannare Artemide. Serafina, se siete piccoli, ovviamente non l'andrete a bannare, ma vi tocca bannare pesci. Perché pesci uno più grosso contro pesci uno più piccolo è automaticamente persa. Vabbè, ma sta pure di Cicamusta, Vabbè, ma quello Defteros, te lo banna chi è cioè più grosso. Non te lo bandi tu. Io ti Geofiuco, sto dicendo chi è appunto piccolo. Questi discorsi deve iniziare a stare attento, non ci sono tanti slot di ban. Considerato che quelli grossi sono figli di. Perché bannano sempre Andrew, Ofiuco e Dicicamus. Questi sono i ban di quelli grossi. L'ho visto, ho parlato dell'account di Giulia prima. Occhio! Show lo vanno pure Vabbè, appunto, io vi dico: occhio, raga, a farsi discorsi dei ban. Perché questi discorsi dei ban, secondo me, ormai sono belli che andati. Finché non mettono 6 ban, scordatevi sta roba. I ban ormai sono un lusso. Molto, io bannerò solo Artemide, non la faccio nemmeno l'RC, anche No, perché non ci spendo comunque, cioè, il mio nulla. discorso era che tralasciando i ban, cioè, escludendo i ban, cioè, il PG veramente non skippabile per me rimane solo Serafine. E posso mettere anche Pesci. Gli altri, bene o male, ci puoi giocare benissimo senza in GD. Parlo Pensa che io solo della invece GD, direi eh. che il personaggio più skippabile dell'ultimo periodo è proprio Pesci. Stai parlando di due PG che sono RNG. Appunto, per me il personaggio più skippabile di tutto è Pesci. Pesci è un PG inutile, perché se non hai un account gigante che ti permette con la Pierce di sfondare a prescindere, quel PG è solo caso. Punto. Serafina no, va bene ovunque, ma Pesci è Diciamo solo che se caso. sculi, però il suo lo Sì, fa.
Sì, Oh, vabbè. assolutamente. Allora, solo Serafina, poi per me il resto è tutto No, per skippabile. me è lui, quello non skippabile in assoluto è lui. No, vabbè, Ofiuco, io parlo di PG di quest'anno. Ah, no, Cioè, di quest'anno sì. no, no, Sì, io di parlo di quest'anno PG sì. usciti quest'anno. Per me solo Serafina non è skippabile. Sì, Cioè, concordo con te, concordo con te. poi vedremo Vabbè. Caronte, Camus, vabbè, poi li vedremo, però, cioè, Vaffanculo Ian. attualmente, cioè, un account piccolo potenzialmente potrebbe skippare tutto. Sì, quest'anno è molto scam. Quest'anno il discorso più veritiero è quello che ha fatto prima essere. I personaggi che costano così tanti tomi. Io metto in mezzo anche Kagawa, che costa così Forse tanti dovremmo anche tomi. chiuderlo questo video, Posso... sta Sì, sono 40 diventando. minuti. Ragazzi, siete contenti? Mi abbiamo fatto i video su Alone, sono pieni di spiegazioni su tutti i cosi. Se avete domande, fatele, che tanto dobbiamo farci la live sopra e quindi rispondiamo là. Ciao ragazzi! Ciao. Ciao.